Buongiorno, questa mattina ci troviamo per due passi nel mistero a Lonkeld, una piccola località slovena a 15 km da Trieste, dove nella chiesa di San Michele si trovano numerose triplici cinte. Su questo vialetto d'ingresso mettiamo la prima, che si trova qui, è una triplice cinta con diagonali e foro centrale, e la vediamo qui su questa lastra. Qui vicino, sulla lastra accanto, sembra di poter rintracciare una croce con il braccio superiore, forse anche i laterali un po' aperti. Qui troviamo un abbozzo di quadrato che non sembra una triplice. Qui invece troviamo una bellissimo esemplare formato dai tre quadrati concentrici, le diagonali, i segmenti perpendicolari e anche il foro centrale. E ci troviamo sulla terzo corso di lastre. Qui troviamo una croce molto bella, anche qui con la caratteristica di prima, in cui il braccio superiore e gli altri tre, meno sembra uno dei bracci, ha queste coda di rondine, la croce patente sembrerebbe. Qui abbiamo altri segni, su queste lastre apparentemente non c'è nulla, e qui invece troviamo due bellissimi esemplari. Il primo è molto consunto, questo esemplare di triplice cinta è molto consunto. Vediamo infatti che probabilmente qui venivano anche calpestati molto. Vediamo solo due quadrati, vediamo ancora alcune tracce dei segmenti perpendicolari, alcune labili tracce di quelli diagonali e di quelli perpendicolari. Il foro centrale non è ben visibile. E qui ancora, come tutti gli altri esemplari visti, abbiamo una triplice cinta bellissima, molto grande, più grande delle altre, con i segmenti diagonali e quelli perpendicolari. E qui abbiamo la particolarità che anche è una croce piena. Questa triplice cinta è a croce piena. Vedete che i segmenti perpendicolari e diagonali si incrociano al centro. È questo un esemplare abbastanza raro, perché è un modello che non si trova frequentemente. Qui ne troviamo un'altra però, guardate, qui ne troviamo un'altra che non era stata segnalata perché è molto labile. Vediamo bene il contorno del primo quadrato, quello del secondo e quello del terzo, solo un lato. Vediamo i segmenti diagonali, solamente due, e uno solo di quello perpendicolare. Non vediamo il foro centrale. È molto probabile che queste lastre non fossero qui originariamente, ma provenissero da un altro tipo di contesto, perché questa chiesa, di cui vediamo anche un occhio trinitario al centro, è visibilmente stata rimaneggiata. Però siccome sul lato destro vediamo una chiesina più antica, forse queste lastre erano di pertinenza di quella chiesina. Tra l'altro molto armonica e molto carina. Questa chiesa di San Michele ha la particolarità di avere diciamo il campanile che fa addirittura da portico di accesso alla chiesa. Poi su una delle lastre che circondano il recinto della chiesa troviamo questo manufatto, questo tris, potremmo chiamarlo un tris un po' anomalo, perché occupa tutta la superficie della lastra e i suoi lati sono praticamente costituiti dai lati della lastra. Forse qui c'era un altro triplice, perché si vede una V di lato, si vede un foro. Si vede una bella croce, un
bella croce scolpita.